Credo sia importante questo scambio di esperienze per qualificare sempre di più la sanità siciliana. Il protocollo fra le nostre quattro università e la Università di Pittsburgh, fra le più all'avanguardia negli Stati Uniti, io credo che sia un ulteriore passo avanti. Vogliamo, speriamo che entro qualche anno la sanità siciliana possa essere considerata competitiva con le più importanti regioni d'Europa. E attraverso questo protocollo consolidiamo un impegno che è finanziario, che è formativo, che è di scambio di esperienze, che è di accoglienza di ricercatori, proprio perché si vuole migliorare la qualità della offerta. Assieme alla sanità puntiamo alla edilizia sanitaria, alla sua riqualificazione, lo stiamo facendo per Palermo, per Catania, per Siracusa, lo abbiamo fatto per Ragusa, lo faremo per le altre città minori. È un programma assai ricco, impegnativo anche finanziariamente, ma collaborare con l'ISMET e quindi con l'Università di Pittsburgh per noi è un grande successo. Questo accordo ci aiuterà ad avanzare la nostra partnership con queste quattro università siciliane. I benefici comuni saranno quelli di aprire nuove possibilità per studenti qui a Pittsburgh e anche per avanzare gli studi e le ricerche nei settori biomedici e delle scienze sanitarie. Svilupperà la ricerca internazionale fra gli atenei siciliani in materia di sanità e di salute e di clinica medica con un'università prestigiosa americana, consoliderà le relazioni anche attraverso le istituzioni che l'Università di Pittsburgh ha in Sicilia e darà maggiori opportunità soprattutto ai ricercatori, ai giovani e alle dimensioni internazionali della ricerca che oggi ha sempre maggiore necessità di svilupparsi in questo ambito. È una collaborazione importante con una prestigiosa università statunitense, devo dire che noi abbiamo avviato numerosi rapporti con la parte ISMET qui in Sicilia, diciamo anche quest'anno tra l'altro partiamo per esempio con un corso di infermieristica totalmente in lingua inglese dove la parte tirocini verrà svolta appunto presso l'ISMET, quindi c'è un rapporto solido e importante con loro. Tutti gli atenei e quello che io rappresento, quello di Messina, sicuramente si potranno migliorare e portare avanti delle attività nell'ambito biomedico molto utili alla Sicilia, ai nostri studenti, ai nostri specializzandi, a tutto il sistema. In termini di lavoro e di ricerca invece? Beh, la ricerca che aumenta il PIL, questo non lo dico io, lo dicono i più grandi esperti di economia, quindi investire in ricerca per la nostra regione può significare anche dare nuovi sbocchi nell'ambito lavorativo, in regione o nel territorio nazionale o internazionale.